Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a Dentro la Notizia, la nostra rubrica quotidiana, eh, la nostra rassegna stampa quotidiana, dove vediamo appunto quelli che sono gli argomenti principali riportati sui quotidiani locali quest'oggi, sia quelli su carta stampata che quelli telematici. Partiremo come sempre dalla carta stampata, dai due maggiori quotidiani locali, ovvero eh, la Provincia e il Messaggero, per poi andare a vedere invece che cosa proporranno eh, i quotidiani telematici nella eh, seconda parte, dove eh, peraltro. Daremo un'occhiata anche alla stampa eh, nazionale. Ogni eh, argomento, naturalmente, quelli più importanti verranno approfonditi anche con dei nostri servizi che vi proporremo. Ma andiamo per ordine e cominciamo appunto a vedere eh, quelli che, eh, che sono i titoli principali dei eh, giornali di oggi, cominciando dalla eh, provincia, la provincia che titola: eh, su questa notizia riguardante ancora una volta la Marina di eh, Civitavecchia. Marina la uh, delibera uh, del 74 rischia l'annullamento, questo è il titolo principale dunque d'apertura per la provincia. Spunta un documento della regione che la renderebbe carta straccia. La procura vuole vederci chiaro questo eh, è quanto scrive appunto ancora il quotidiano La Provincia: l'atto urbanistico stabiliva l'inesistenza di vincoli paesaggistici nell'area del eh, cantiere. Eh, si legge poi appunto nel nell'articolo di riferimento che eh, non solo la delibera di consiglio comunale del 74 la procura della repubblica appunto ha acquisito anche tutta un'altra serie di documenti che ad una prima lettura sembrerebbero smentire l'assenza di vincoli sulla marina di Civitavecchia sostenuta dall'attuale amministrazione comunale proprio grazie a quel documento del 74 il sostituto procuratore Alessandro Gentini infatti starebbe studiando questi altri documenti tra cui per esempio una delibera regionale del 76 che proprio relativamente a quella di due anni prima del Consiglio Comunale dice testualmente agli effetti della perimetrazione deve tenersi conto esclusivamente dello stato di fatto attuale che va considerato tenendo presente il fine che la Regione Lazio eh, con la legge numero 30 ha inteso raggiungere, cioè la salvaguardia delle coste. Questo appunto il eh, documento, il passaggio importante del documento che, eh, come detto, potrebbe rendere vano quello del 74 eh, per cui invece alla fine si era liberata. La, uh, il cantiere della Marina con i lavori che erano pronti a riniziare. Vedremo se questa novità. Eh, porterà a, a, invece ad una rivisitazione di tutta questa eh, vicenda. Eh, andiamo a vedere invece eh, quelle che sono anche le altre notizie, naturalmente sempre per quello che riguarda eh, i eh, quotidiani. Si parla eh, di, eh, di questa questione sempre per eh, il quotidiano La Provincia di eh, De Felici, eh, il eh, segretario, il capo di gabinetto eh, del del sindaco Tidei e possiamo andare appunto a vedere nel dettaglio questo titolo con De Felici vicino alla rimozione dall'incarico così si legge appunto sulla provincia questo dopo un esposto di Marco Setaccioli a rischio il capo di, di gabinetto un dirigente e il portavoce del sindaco questo è quanto scrive il quotidiano la provincia sarebbe dunque a rischio la poltrona del capo di gabinetto del sindaco Patrizio De Felici. Nei giorni scorsi infatti l'ispettorato della funzione pubblica ha richiesto al segretario generale del comune Pietro Lucidi chiarimenti sulle nomine dello stesso De Felici e del dirigente dell'urbanistica Ermanno Mencarelli e del portavoce del primo cittadino Fabio Angeloni. Il procedimento sarebbe partito a seguito di un esposto presentato allo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Corte dei Conti dall'ex capo della segreteria del precedente sindaco Moscherini, Marco Setaccioli, il quale a sua volta era risultato vincitore di un concorso pubblico per impiegato comunale, concorso congelato dall'attuale amministrazione che aveva così liberato le risorse per procedere. Alla nomina dei, dei due nuovi dirigenti, del portavoce e di alcuni articolo 90. Questa è appunto la situazione che viene eh, spiegata eh, nel, nell'articolo oh, proposto dalla uh, provincia. Ma vediamo ancora eh, quelli che sono oh, oh, gli altri argomenti, perché c'è eh, appunto ancora questa vicenda eh, dei eh, HCS che tiene. Eh, molto oh, oh, tiene molto banco sui giornali. Anche eh, quest'oggi eh, comincia a diventare una storia infinita e così, infatti, titola proprio il quotidiano La Provincia. Possiamo, appunto, andare a vedere il titolo oh, nel dettaglio, oh, lo possiamo vedere anche meglio. Eccolo qua: eh, Holding, eh, la storia infinita del mancato accordo. Questo è quanto scrive il il quotidiano La Provincia, possiamo andare a vedere appunto anche nel, eh, nell'interno di eh, questa della pagina della provincia per vedere appunto eh, di che cosa si tratta perché arriva un'altra fumata nera. Ancora una fumata nera, infatti, è il titolo scelto dalla provincia. Le parti divise sull'ipotesi di vendita di, di, di sotte e quote di HCS. Il delegato Santori dice: Siamo disposti ad evitarla, ma non possiamo eh, escluderla. L'assessore Serpente invita tutti ad utilizzare il buonsenso. Oggi un nuovo vertice, dunque, niente accordo tra comune e sindacati dopo la lunga riunione di eh, ieri eh, mattina. Eh, un argomento questo che ovviamente troviamo anche sulla eh, pagina eh, del eh, Messaggero, la vediamo appunto eh, in una eh, delle, eh, delle pagine interne dove si parla eh, soprattutto per quello che riguarda eh, la, uh, la questione del eh, dei cassonetti che sono stati svuotati in quasi tutti i quartieri, vi ricorderete, c'era l'emergenza, il sindaco aveva promesso che eh, per quello che riguarda la città pulita eh, sarebbe arrivata appunto la pulizia dei cassonetti eh, entro lunedì, l'emergenza sembrerebbe essere stata scongiurata eh, e questo appunto è quanto scrive il eh, quotidiano oh, Il mh, Messaggero, che poi appunto riporta anche all'interno dell'articolo quella che è la situazione eh, di eh, HACS. Ma su questo argomento eh, possiamo andare a vedere anche il nostro servizio. L'eventuale vendita di parte della holding è questo il pomo della discordia tra comune e sindacati che non sono riusciti a trovare un accordo sul futuro di HCS. L'ennesima riunione al Pincio infatti si è conclusa ancora una volta con una fumata nera. L'intesa c'è quasi su tutti i fronti, ha spiegato il delegato alle municipalizzate Emiliano Santori, ma il veto sulla vendita di parte della società non è accettabile. Ovviamente ci impegniamo a fare di tutto per evitarlo, ma dire no a priori non è possibile. Un veto, tra l'altro, imposto e preteso soltanto da alcune sigle sindacali. Non è detto quindi che non si possa andare in Regione giovedì prossimo per l'attivazione delle procedure di cassa integrazione in deroga, con un accordo sottoscritto da alcuni sindacati e non da tutti. L'accordo è più vicino di quanto possa sembrare, ha aggiunto l'assessore al lavoro Sergio Serpente. Il problema sta nel relazionarci gli uni con gli altri, forse per la drammaticità della situazione. Per questo fa appello al buonsenso da parte di tutti, per evitare, ha aggiunto, di esasperare gli animi. Credo che sia stato fatto un buon lavoro, che sia approvato dalla Regione, andrà però controllato mese per mese. Nel frattempo il Pincio attende domani mattina per la decisione dei sindacati. Questa è dunque la situazione ancora per quello che riguarda la vicenda HCS con l'appuntamento anche per oggi di un, nuovo, di un nuovo incontro con i sindacati per cercare appunto di trovare questo accordo come avete sentito dal nostro servizio. La questione dei rifiuti ad esempio che abbiamo visto se ne parlava sulla pagina del messaggero viene ripresa naturalmente anche su quella della provincia perché se il messaggero aveva scritto che bene o male la situazione era quasi eh, completamente eh, risolta, invece, la provincia. Come vediamo, titola su questa vicenda dei rifiuti: Rifiuti, i problemi rimangono. Questo è il titolo infatti, che si legge sulla pagina del quotidiano La Provincia. Eccolo qua. In azione comunque ci sono i compattatori. Rifiuti, i problemi rimangono. Come dicevamo, questo è il titolo. E poi c'è questa foto che è abbastanza eloquente sulla situazione dei cassonetti, ancora oggi in città che proprio. Non è in effetti del tutto risolta. Per quello che riguarda invece le altre notizie, ad esempio, c'è la politica, la politica sul quotidiano La Provincia con questo. Eh, Esploit, così si può definire di una candidata alle parlamentarie del movimento 5 Stelle, una civiltà vecchiesa che sembra essere davvero in buona posizione per l'eventuale eh, elezione anche in eh, Parlamento. Vediamo appunto il titolo proposto eh, dal quotidiano La Provincia, eccolo qua: eh, con il titolo Marta Grande guarda al Parlamento. Questo appunto il titolo. La civiltà vecchiesa ha ottenuto 334 voti alle parlamentarie del movimento 5 Stelle. Se la legge elettorale. Non dovesse cambiare, si legge poi nell'articolo di riferimento, eh, e il Movimento 5 Stelle non subisse crolli improvvisi rispetto ai sondaggi, che lo danno stabilmente sopra il 15%, Civitavecchia avrebbe un nuovo rappresentante in Parlamento, appunto la giovane Marta Grande. Questa eh, sarebbe la novità che potrebbe emergere appunto, alle prossime eh, elezioni eh, politiche per il rinnovo appunto del eh, Parlamento italiano che potrebbe come abbiamo visto vedere protagonista anche questa civita vecchiese del Movimento eh, 5 Stelle. Andiamo a vedere però anche quelli che sono eh, gli altri eh, titoli sempre sui eh, eh, quotidiani eh, locali, eh, restiamo ancora sulla oh, provincia perché c'è questo titolo oh, che riguarda eh, la ricorderete, un'attrice sex symbol del, degli, anni, eh, degli anni '80, Laura Antonelli, che poi ha avuto gravi problemi eh, da un punto di vista psichico oh, e allora però c'è questa vicenda giudiziaria che la riguarda e che mh, eh, appunto è davvero piuttosto triste. Eh, andiamo comunque a vedere quello che è il titolo scelto dal quotidiano eh, La Provincia su questo oh, argomento, oh, ve lo faccio vedere ancora eh, nel eh, dettaglio. Eccolo qua con il titolo appunto, che recita Laura Antonelli, truffata dalla badante e il figlio. I due hanno sfruttato la sua condizione di infermità. Il eh, giudice per le udienze preliminari li ha rinviati a giudizio. La nota attrice residente alla Dispoli si è vista prosciugare il conto corrente eh, bancario. Eh, appunto, eh, questo è quanto è successo all'attrice ex-sex symbol degli anni Ottanta, Laura Antonelli, che è vittima di questo raggino. Almeno questa è quella che è l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica di Civitavecchia. Un caso che è nato cinque anni fa, quando in casa dell'attrice arriva appunto questa batante, Nadia Sartorio, eh, questa insieme al figlio, Germano Randi, hanno fatto in modo che l'Antonelli abbia prelevato continuamente a colpi di 5.000 euro una somma superiore a 100.000 euro. Il tutto nel giro di 5 mesi dall'inizio di maggio a quello di ottobre del 2007. Questa dunque è una situazione eh, piuttosto eh, critica per Laura Antonelli, c'è cioè, però appunto. Eh, la Procura della Repubblica che sta indagando proprio su questa eh, vicenda. Come detto, l'abbadante e il figlio di quest'ultimo sono stati rinviati a giudizio per circonvenzione di incapace. Vedremo come andrà a finire il eh, processo. E poi c'è un'altra notizia che invece eh, riguarda eh, la eh, sanità sul quotidiano. Eh, sul quotidiano oh, la provincia, eccola qua eh, ancora la, la questione dei precari, i precari della ASL, eh, Riccioni. Contiamo su una proroga. Questo è quanto dice eh, il. Eh, neocommissario della ASL Roma F, notizia questa che troviamo anche all'interno della pagina del messaggero, possiamo infatti andarla a vedere, eccola qua il titolo che recita ASL Roma F, il di Giriccioni da bondi contro i tagli, questo per quello che riguarda la sanità, ma su questo argomento possiamo proporvi il nostro servizio, vediamo. Ne a pochi giorni appunto dal suo insediamento che tipo di azienda sanitaria si è trovato di fronte? Eh, mi sono trovato di fronte un'azienda come immaginavo peraltro, con delle differenze strutturali notevoli rispetto alle aziende di Roma città. A Roma abbiamo i distretti, qui abbiamo i comuni. I comuni rappresentano qualcosa di estremamente diverso rispetto ai distretti della capitale ho trovato una serie di criticità importanti, ma non tanto nel governo dell'azienda, all'interno del quale ancora non sono riuscito ad entrare per problemi di tempo e anche perché queste problematiche sono state di fatto soverchiate da due grandi temi. Uno è il tema dei precari che come tutti voi saprete scadono eh, eh, entro il 31 dicembre e l'altro grosso problema è il piano di rientro che vede coinvolta questa azienda forse più di altre perché eh, il, la rimodulazione dell'offerta sanitaria in questa azienda è vincolata strettamente al futuro che avrà l'ospedale Padre Pio di Bracciano e a quella capacità che dovremo avere per mettere in campo una rete di sistema che sia in grado di coniugare l'offerta sanitaria attraverso i momenti propri, che sono la sanità del territorio con la presa in carico del paziente, le strutture intermedie, l'ospedale di secondo livello che è l'ospedale di Civitavecchia, vecchia e poi agganciarci alla struttura di alta specialità che a questo punto, salvo sorprese, dovrebbe essere l'ospedale di Sant'Andrea. Questa dunque è l'opinione del direttore generale Riccioni della ASL Roma F. Eh, andiamo a vedere però anche quelli che sono gli altri argomenti riportati sul, eh, sui giornali. Vediamo ad esempio il Messaggero che eh, apre invece con un'altra notizia, eh, ovvero con eh, la scuola, con una eh, caldaia rotta a scuola e quindi eh, c'è eh, 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 queste vacanze forzate, così le definisce appunto. Il messaggero per gli studenti caldaia rotta scuola chiusa questo è il titolo principale per il messaggero vacanze forzate in via Montanucci per sette classi della materna e 16 delle elementari il freddo ha fatto saltare una tubatura al gelo anche tra i banchi della media Manzi questo è quanto scrive appunto il quotidiano, il quotidiano il messaggero che poi riporta anche un'altra notizia di eh, cronaca, possiamo appunto eh, andarla a vedere, eccola qua quella che riguarda eh, i due fratelli che erano stati accusati di spaccio di sostanza stupefacente, eh, restano in carcere i due fratelli accusati di spaccio, il GIP deciderà nei prossimi giorni che misura cautelare eh, adottare, lo ricorderete. Eh, venerdì scorso i due fratelli erano stati arrestati perché trovati in possesso eh, di eh, circa eh, 200 grammi di eh, cocaina. Notizia questa che eh, troviamo ovviamente anche all'interno della pagina eh, della eh, provincia. Possiamo... Eh, andarla a vedere eh, maggiormente nel dettaglio, eccola qua, ah, nella pagina interna ah, I fratelli spacciatori nelle mani del GIP, questo il titolo, la difesa ha chiesto la revoca della misura detentiva, ieri si è svolta appunto l'udienza di convalida presso il carcere di eh, Aurelia. Andiamo a vedere invece eh, sempre per quello che riguarda il quotidiano La Provincia. Un'altra notizia che invece riguarda il porto, riguarda il demanio marittimo, con il titolo che recita Demanio marittimo autorità portuale capofila del progetto. Questo è quanto si legge nella pagina del quotidiano La Provincia, che poi naturalmente riporta questa notizia anche nelle pagine interne. Vediamo se riusciamo a trovarla. Eccola qua, infatti, con il titolo principale che recita città come abbiamo visto Demanio Marittimo Autority Capofila del eh, progetto. Questo è quanto scrive il quotidiano la provincia, il presidente Pasqualino Monti, nuove procedure nella gestione dopo un anno e mezzo di grandi risultati. Molo Vespucci e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoscrivono un importante eh, protocollo eh, d'intesa. Questo è il titolo della provincia e anche su questo argomento possiamo proporvi le nostre interviste. vediamo. Il domani è il core business appunto, delle autorità portuali, in questo senso rientra questo protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina. Sì, noi, io parlai quando mi sono insediato di quattro punti fondamentali, l'infrastruttura, la progettazione, la sicurezza, l'ambiente, eh, ma parlai anche di procedure amministrative perché provenivamo e la mia nomina nasce dal commissariamento dell'ente. Quindi da procedure amministrative che il più possibile fossero trasparenti e mirassero al, ad una sana gestione della cosa pubblica. Ecco, oggi dopo un anno e mezzo di grandi e straordinari risultati nell'ambito del demanio siamo con il Ministero indicati quale autorità portuale capofila di un progetto pilota nella gestione del sistema informatico che definisce nuove procedure nella gestione del demanio. Quindi con gli uffici ministeriali la nostra area istituzionale legale, affari legali e demanio, collaborerà a stretto, con, con stretti rapporti per definire quelle procedure che poi diventeranno chiaramente delle circolari per tutti gli altri porti. Un importante protocollo d'intesa quello di oggi con Civitavecchia che è a capofila appunto di questo progetto. Sì, diciamo che questo per noi è un progetto pilota che inizia eh, con l'autorità portuale di Civitavecchia che, che... In certo senso è quella più vicina adesso alla nostra sede ministeriale e con la quale abbiamo deciso di cominciare questa attività. Eh, noi abbiamo un sistema informativo che ci consente di conoscere non solo la consistenza del demanio marittimo ma che dà delle indicazioni procedimentali sull'utilizzo corretto del demanio e questo naturalmente è un problema di interesse generale e quindi è una collaborazione tra noi e l'autorità portuale che sarà ovviamente estesa, qualora lo vogliano, a tutte le altre autorità portuali per fare in modo che eh, la gestione delle aree demaniali sia rispettosa diciamo, della funzione essenziale del demanio marittimo, che è quella di tutelare un interesse pubblico e rendere un servizio all'utenza. E allora andiamo a vedere anche quelli che sono invece eh, gli altri argomenti riportati sui giornali, in particolare andiamo a vedere quelle che sono le notizie eh, sportive. Eh, cominciamo appunto dalla provincia, anche in questo caso la provincia eh, riporta ovviamente quelli che sono stati i risultati della domenica, visto che appunto il lunedì non è in edicole, allora ovviamente eh, il tutto viene spostato eh, nella, nella pagina del eh, martedì mattina, ed eccolo qua infatti il titolo lo principale per la pagina sportiva della provincia si parla di calcio, di Serie D, ultimo posto e euro di vertenze per la vecchia, questo è il titolo scelto dal quotidiano La Provincia. Poi abbiamo eh, anche una notizia che riguarda il campionato di eh, promozione con eh, la compagnia portuale che stende il, TOF, il Tolfa per 3-0 allo Scoponi. Questo appunto, come detto, nel campionato eh, di eh, promozione. Poi si parla anche di rugby per eh, il quotidiano La Provincia, il buon pari interno per il, ehm, per il CRC eh, di eh, Fabiani. Questo è quanto scrive eh, il quotidiano oh, La Provincia. Vediamo invece che cosa propone il messaggero, sempre per quel che concerne le pagine sportive, le notizie sportive, anche in questo caso possiamo andarle appunto a vedere nel dettaglio, si parla anche qui in apertura di calcio con una vera e propria crisi ormai per il Civitavecchia Calcio dopo la sconfitta subita in casa contro l'ultima in classifica di domenica scorsa per due reti a uno. Il titolo, infatti, recita esattamente: nerazzurri in crisi, diversi giocatori in partenza. Questo è quanto scrive appunto il quotidiano. Il messaggero che poi riporta anche questa notizia di basket possiamo vederla eccola qua con la stemar con la striscia positiva che si ferma con la capolista. I rossoneri a Sora infatti giocano alla pari per metà partita, poi cedono 71 a 56. La squadra di Tedeschi mantiene comunque il secondo posto, era una gara piuttosto importante. Questa per il quintetto rossonero della stemma arcestistica, proprio perché la metteva di fronte al Sora prima in graduatoria. Dunque era una sorta di esame anche per capire se potesse aspirare alla vittoria del campionato. Il zona si è imposto per 71 a 56, ci sono comunque stati segnali positivi per il quintetto guidato da Mauro Tedeschi e appunto anche il mantenimento della piazza d'onore almeno fino a questo momento nel campionato di Serie C. Due di basket. Eh, e, e ci fermiamo con, notizie, eh, con queste notizie sportive, eh, naturalmente eh, ci rivedremo subito dopo il break pubblicitario per la seconda parte, che come vi ricordo eh, andremo ad affrontare tutte quelle che sono le notizie principali riportate dalla stampa telematica locale e, locale e nazionale. Eh, andiamo in pubblicità, vi aspetto tra poco.